Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana molto probabilmente salterà più di qualche 100 history day. Quando dico che molto probabilmente salteranno, intendo che salteranno. Il motivo è che sono stato nominato in vari tag e challenge e ho deciso di concentrarli in questa settimana in modo da renderla probabilmente la settimana più inutile della mia vita. Comunque vado subito a partecipare al primo tag della lunga serie chiamato Non sono quello che credete. La cosa interessante di questo tag, che non è in realtà interessante ma ve la racconto comunque, è che questo tag è nato nel mondo delle make-up artist, delle fashion blogger, ed è stato portato fuori quasi di prepotenza dal buon V-Clave. Io sono stato taggato dallo zio Bob e per l'occasione ho messo qui l'adesivo dello zio Bob e indossato la maglietta dello zio Bob. E ora, fatte le dovute pubblicità in marchette, vado a leggere le domande del tag, non sono quello che credete. Domanda numero 1. Quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Penso di non dare sensazioni, penso di passare abbastanza inosservato e confondermi facilmente nella folla, e quindi non credo di dare sensazioni, se non quella di essere qualcuno di estremamente anonimo. Domanda numero 2. E tu invece chi pensi di essere? Penso di essere qualcuno di estremamente anonimo che passa facilmente inosservato nella folla. Domanda numero 3. Dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe. Qualcuno di quelli che mi seguono su YouTube in realtà sospetta qualcosa del genere. Neanche per chi mi segue su Facebook. Sono un rompiscatole. Tendo a prendere questioni e polemiche per quelle che fondamentalmente sono delle cazzate, quali possono essere ad esempio un vestito blu e nero, che alcune persone vedono blu e nero, altre persone vedono bianco e oro. Io personalmente lo vedevo blu e oro e c'è stata una discussione enorme su questa cosa e ho partecipato in maniera molto attiva a questa discussione, quasi con la stessa foga con cui partecipo alle discussioni sotto i video dell'inello. Comunque, domanda numero 4. Dici qualcosa che ti piace fare e che nessuno mai e che sembra incredibile. Qualcosa che mi piace fare è scrivere. Ma non racconti o cose del genere. Mi piace scrivere poesie, mi piace comunicare emozioni e sensazioni. Mi piace descrivere immagini, raccontare emozioni. Di una cosa che purtroppo le persone non fanno più. Ci sono sempre meno persone che scrivono poesie. E se una volta si poteva dire, citando Benedetto Croce, fino ad una certa età tutti scrivono poesie, poi restano a farlo soltanto poeti e cretini, purtroppo al giorno d'oggi i poeti sono sempre meno e i cretini sempre di più. Ogni riferimento a persone che utilizzano post-it su Facebook per scrivere cazzate è puramente voluta. Domanda numero 5. Dici qualcosa che non ti piace fare, ma che nessuno mai sospetterebbe. Questa è bellissima, non mi piace leggere. Può sembrare strano perché leggo tantissimo, un po' perché devo leggere tantissimo. All'università mediamente ho 4-5 libri ad esame, ma non mi piace, cioè non è che non mi piace leggere. Mi piace l'idea di leggere, mi piace imparare, mi piace conoscere cose nuove, mi piace apprendere. Il metodo più rapido per apprendere appunto la lettura e quindi di conseguenza mi piace leggere, ma allo stesso tempo non mi piace leggere perché mi stanca, perché mi affatica, perché in alcuni frangenti lo trovo anche noioso, lo ammetto. Nonostante ciò leggo tantissimo, questa sorta di rapporto di amore e odio per la lettura. Comunque, domanda numero 6. Dici quali sono i tuoi valori nella vita. Qui vado sul banale. I miei valori sono quelli che credo essere i valori universali, ovvero libertà, uguaglianza, fraternità. Credo che ogni uomo debba avere la possibilità di esprimere la propria opinione, di esprimere la propria posizione. Credo che ogni uomo sia libero di pensare e scrivere e dire quello che crede, ognuno sia libero di agire entro però determinati limiti, ovvero il rispetto dell'altro. Io credo che ognuno possa esprimere la propria opinione, anche se quell'opinione è quanto di più lontano possa esistere dalla mia di opinione. Perché io sono esattamente come lui e lui è esattamente come me. Le nostre opinioni hanno lo stesso peso, lo stesso valore e credo che le idee siano la cosa importante e non chi propone determinate idee. Comunque, domanda numero 7. Domanda numero 8.
Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base all'apparenza? Vi state limitando, è il messaggio che do a queste persone, vi state limitando una gamma infinita di possibilità. Vivere giudicando qualcosa solo in base all'apparenza significa escludere dalla gamma delle vostre possibilità il 90% delle occasioni. Significa non assaggiare quello che potrebbe essere il piatto più buono del mondo, ma solo perché ha un brutto aspetto, un cattivo odore. Non lo assaggiate, vi dà ribrezzo, non vi piace. Significa, ecco, significa vivere in modo limitato e limitante. Significa non vivere appieno. Domanda numero 9. Perché stai su YouTube? Quali sono le tue vere motivazioni? Ovvero, perché stai su YouTube e perché hai iniziato a fare YouTube? La intendiamo in questo modo? Ok. Inizio con quali sono state le tue... come hai iniziato a fare YouTube? Ho iniziato a fare YouTube perché mi annoiavo, perché mi ero da poco trasferito in una nuova città dove non conoscevo nessuno, dove voglio stare il minor tempo possibile. E quindi ho aperto un canale fondamentalmente per passare il tempo, per fare qualcosa. Quindi ho iniziato a parlare di cinema e di musica. Poi col tempo ho iniziato a parlare di storia e il mio stare su YouTube si è lentamente trasformato, diventando ora il motivo reale per cui sono su YouTube. Perché sto io su YouTube e cosa voglio da YouTube, ovvero voglio parlare di storia, voglio che il progetto Historical Eye diventi qualcosa di importante, seppur piccolo, qualcosa che permetta alle persone di comprendere il reale valore della storia, quindi parlare di storia in maniera semplice e complessa, in varie sfumature, in varie gradazioni, dalla curiosità al video di approfondimento. Sto su YouTube per questo, per parlare di storia, perché voglio che le persone si rendano conto che la storia è importante e non è solo un lungo elenco di eventi passati. Domanda numero 10. Chi tagli? Taggo i miei colleghi admin di YouTube Italia Group, quindi Gilly Comics, Sala Boero e Emanuele Rauco. Inoltre, bonus tag, taggo lo scrolla e taggo l'anime fan RaveTube. Trovate tutti i link dei canali taggati in descrizione e fate anche voi questa cosa perché boh. Il video finisce qui? Sì? Se, no, finisce tra qualche minuto, tra qualche secondo. Prima di chiudere il video vi ricordo che potete seguirmi su Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Trovate tutti i link in descrizione. Sempre in descrizione trovate il link al mio sito www.historicalai.it. E niente, basta.